Guardate, io ho messo la copertina. Guardate cosa mi sono messa. Questa qui l'abbiamo comprata da Primark. Ecco, questo mi fa paura, che è il vaporizzatore. Ma dove sono finita? Guardate, tutta incremata. Mi ha spremuto tutti i punti Ciao, neri. Michele! Guarda, si vede, c'è tutto il mento rosso. Vedessi si starà truccando, non lo so. Ha acceso tipo quelle luci lì. Hello! Ciao! Non trovo il mio mascara preferito. Oh, dramma. Prendiamo una scatoletta della Ilaria. C'è lo zoom. Guarda Adesso che puoi belle avvicinare. ciglia. Wow. Oggi mi faccio le ciglia finte da sola. Vedremo se ci riuscirà. Questo è il risultato della pulizia del viso. Si vede i punti dove è spremuto? Qui, qui e qui. Raga, mi è successo tipo uno sfogo. Si vede che si è gonfiato tutto il mento. Che disastro. Infatti devo uscire così struccata. Però magari dopo mi do una sistemata perché, insomma, andare in giro al centro commerciale così anche no. Come vedete, mi ha spremuto tutte queste cose. Comunque, adesso stiamo andando a Giarti. Allora, purtroppo non potete capire lo struggle che ho vissuto perché avevo registrato un sacco di filmati a casa di Jordi con la bimba e naturalmente non sono stati salvati, quindi vi appioppate questo il dopo tipo di 3 ore. Eccoci da Castelormano, non c'è nessuno logicamente, guardate, danni. Siamo ai concorsi. Vabbè dai, ce l'abbiamo comprato un regalino, che abbiamo detto. Fai la naturale come se niente Sono fosse. stanchissima. Fai vedere le tue ciglia finte di oggi. Ok, che poi sono quelli anche di ieri. No, non è vero, un No. altro modello, un altro modello. Oh, ma c'è questo negozio qua davanti che si dice guarderà malissimo, che io mi metto a registrare. Quindi siamo qua, fa un freddo cane. Lei con la felicità. Ah, Madonna. io ieri l'ho comprata nera, ups. Vabbè, niente, questi giorni è un macello. Vi devo anche registrare ancora il LOL. E le nostre amichettine, dopo le faccio vedere, stanno comprando anche loro qualcosina. Ah, abbiamo mangiato anche, ma non ve l'ho fatto vedere, mi sa. Una robetta così al fly. E basta, sperando di non comprare troppa roba oggi. Incrociata di dita per me. Allora, sono tornata a casa. Vi parlo così, scusatemi, mi sono tolta la felpa e ciao. Praticamente siamo stati bloccati un'ora nel traffico perché sulla pontina c'era un incidente e ci hanno fatto uscire per forza in una sola uscita, quindi abbiamo dovuto poi rifare un giro per riportarla alla metro. Cioè, davvero un casino. Qui c'è Guadagna, mi sta dando i bacetti come sempre. Quindi sono stressatissima. Cioè, io odio il traffico, odio guidare nel traffico. Poi torno a casa, ci sono dei pacchetti che mi aspettano. Vabbè. La maggior parte, tipo 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti, di cui 3 positivi, 2 negativissimi. Cioè, ho preso due cose su ASOS per una festa che appunto è la festa di Daisy. Quindi avevo preso scarpe e vestito. Non me ne va bene neanche mezzo. Cioè, il vestito fa cagare, proprio detto sinceramente. Adesso lo faccio vedere dall'applicazione. Sembra fighissimo. L'ho pagata anche un po'. In realtà puzza di cinese. Cioè, neanche con SHEIN SIDE davvero mi succedono queste cose. E più è tutto sformato. È bruttissimo. E so, depressissimo. Perché adesso devo ricomprarne un altro. Eccolo qua. Cioè, vedete quanto sembra figo? Niente, fa schifo. Schifo, scarpe idem. L'unica cosa appunto è quest'ordine che ho fatto da Sephora, che poi farò vedere con, mi pare l'ho fatto con il Cyber Monday, c'era tutto il 20%, una roba simile, quindi ho preso un po' di cose che volevo provare. E poi guardate qui, appunto ho comprato qualcosina a Michael Kors, ve l'ho anche fatto vedere prima, giusto? Sì. E quindi diciamo queste sono le cose positive, però non lo so, io stasera voglio una pizza. Quindi appunto domani sicuramente dovrò riportare. In realtà ho 3 pacchi di ASOS, anche quello arretrato che non so se avete seguito uno degli ultimi vlog, vi dicevo che poi alla fine non l'ho più portato. L'unica cosa che vi faccio vedere sono due cose che ho preso da L'Oreal, che appunto sta a Castelromano. Eccolo qua, che per chi non lo sapesse è tipo un outlet. Quindi i prezzi sono un po' più scontati, invece di 12,90 stavano a 10 euro l'una, quindi le ho provate. Ve le faccio vedere e poi ve le faccio anche rivedere in un ulteriore haul perché magari poi non tutti la vedono. E ho preso questa qui all'argilla pura, dovrebbe essere detossinante e illuminante con 3 argille e carbone. E l'ho presa perché c'è scritto che non secca la pelle, visto che a me non è che serve questa grandissima asciugatura, più che altro volevo provare appunto questa funzione illuminante, detox eccetera. Quindi ho preso questa e ho preso anche quella levigante e restringente per i pori, che è sempre con 3 argille più
alga rossa. Quindi proverò ultimamente anche con l'ordine che poi vedrete su Sephora che ho fatto. Ho preso un sacco di cose per la skincare perché mi sono un po' fissata, ecco, diciamo. Anche stamattina appunto Desi mi ha fatto la pulizia. Non vi preoccupate, comunque questa zona si è sgonfiata. Cioè mi sono truccata, però si è proprio sgonfiata. C'ho tipo una palata di correttore verde che neanche immaginate. Tra l'altro, visto che sapevo che oggi non ero a casa, ieri prima di uscire di casa e prima di andare da Desi ho aperto il calendario dell'avvento e nella casellina numero 4 ho trovato questa qui, che è una lingerie, guardate che carina, e si chiama Push Up. Ah, mi sono arrivati anche altri due pacchi, però c'ho tipo l'avviso e quindi adesso devo chiamarli e riprogrammare la spedizione. Che pizza! Cioè oggi non me ne è andata bene una. Ah, in più non vi ho detto, aspettate, perché in tutto questo il male è una gioia. Ho rigato la macchina mentre le portavo alla metro. Praticamente c'è tipo una sorta di muretto per tornare, per non farmi prendere da una macchina che stava venendo dall'altro lato. Naturalmente sono andata addosso al muretto. Io pensavo di aver sgarato tutta la fiancata. Stavo tipo sentendomi male mentre stavo tornando. Infatti dico, mio Dio, adesso mia madre mi ucciderà, adesso io non avrò più una macchina. E questo è il danno che ho fatto, guardate, tra praticamente i due sportelli nella parte bassa. E voglio soltanto che morire, cioè spero mia madre non se ne accorga, sta anche salendo le scale. Ciao, come stai? Saluta. Sì, eccoci. E niente, quindi questo, acqua in bocca. Allora, scusatemi sempre la mise poco elegante, però adesso devo andarmi a lavare assolutamente i capelli perché sono una cosa indecente, quindi sono rimasta praticamente così. Ho ordinato la pizza su Just Eat, finalmente, perché la volevo da una vita. Cioè, sapete quando avete quelle voglie proprio che non sapete neanche da dove partono? Perché io neanche riesco ancora a mangiarla la pizza. Però avevo troppo questa voglia e appunto stasera, con l'occasione che c'è la finale del GF VIP, ho detto quale miglior cosa. E quindi tra un'oretta dovrebbero portarcela. Poi devo anche struccarmi, una cosa che odio fare. E tra l'altro devo ancora editare il vlog di ieri. Lo edito adesso perché non ci dovrei mettere tantissimo. Quindi prima mi lavo i capelli, edito il vlog, vediamo come fare un pochino. Però dovrei farcela. E così qui, struccata, più scena che mai. E adesso appunto mi devo asciugare questa popa di roba. Tra l'altro a breve dovrò ritornare anche da Jordi perché devo sistemare un po' di cose ai capelli. Che vedete, alcuni pezzi sono biondi, altri sono rimasti un po' rosa. Swish! Nel frattempo appunto io inizio i miei vari passaggi, metto bene l'olietto e poi li pettino, io faccio sempre così. Comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti voi per chi ti fate, cioè quando andrò online questo vlog sicuramente sapremo già chi è il vincitore di questo GF, però vorrei sapere sinceramente voi per chi avreste tifato, chi avreste preferito. A me ad esempio piacerebbe tanto vincesse o Luca o Tonon, perché proprio li amo insieme. Ho scoperto delle persone super carine, anche mi piace molto Bossari, però sono sicurissima, come già vi ho detto, che vincerà Giulia Delellis, che potrebbe meritarsi come non, nel senso io sono molto indifferente, però sono sicura che vincerà lei per più che altro il seguito che ha e perché è sempre piaciuta tanto al pubblico nonostante tutte le gaffe e cose varie, quindi suppongo vincerà lei. Però staremo a vedere, tanto poi insomma il vlog lo finirò per la prima volta dopo che finisce il Gran Fratello. Di solito quando ci sono i miei programmi i vlog li finisco sempre prima perché ho paura che magari mi scordo di finirli o mi addormento eccetera. Però stavolta mi ricorderò poi di concludere questo vlog, che penso che per questa settimana sarà l'ultimo, anche se poi ne farò un altro, come appunto vi avevo detto, questo weekend. Però probabilmente o faccio un giorno solo oppure entrambi i giorni del weekend li faccio risultare un unico video. Devo un attimo vedere questa cosa. Comunque adesso vado, dopo averli bene pettinati li asciugherò molto ma molto alla cavolo di cane. È arrivata la pizza e abbiamo preso un supplì, patatine e le nostre pizze. Vediamo, allora, questa è di Giorgia. Guarda qui. No, sì, sì, io sì. Volevo. No, Andrea, tu sei stato reclutato come ultimo, quindi ti prendi quella che c'era. Questa è la mia, margherita con i porcini. Oh, sono buonissimi questi porcini fatti così. Mio padre si prende questa. Quando ti sei tagliato i capelli? Oggi,
Ma dai! Allora, mi sono incappucciata perché fa un freddo boia. Messo il burro cacao e sto andando giù. Ho finito di fare un lavoro al computer. Si vede che è un po' freddino. Col mio bellissimo accappatoietto. Come si chiama? Vestaglietta più che altro da casa. E appunto adesso scendo giù che c'è il GF. Lo guardiamo tutti insieme naturalmente. Sento già che stanno succedendo cose trash, quindi devo andare. Però ci vediamo dopo con le impressioni finali sul finalista. No, sul vincitore. Oddio. Incoglionita. Ebbene sì, come potete notare, sono messa peggio di prima. Però vi faccio leggere l'ora. È appena finito il Gran Fratello. In realtà vi spiego, praticamente erano rimasti un po'. Poi hanno fatto un televoto tipo che ha cambiato, secondo me, totalmente tutto quanto. Cioè quello con Giulia e Daniele Bossari. Bossari o Bossari? Boh, vabbè, quello. Questo è il nuovo De Martino o De Martino. In quel momento hanno mandato fuori Giulia Delellis e è proprio in quel momento che io ho capito, ok, alla vince per forza Daniele. E io l'ho sempre detto perché mi piace un sacco come personcina. E infatti alla fine sono rimasti Luca e Daniele e ha vinto Daniele. Quindi super happy davvero. Fatemi sapere se anche voi siete abbastanza felici della scelta. Aspetto i vostri commenti. Che però non è stata una vittoria neanche così schiacciante perché Luca era 48%, lui 52%, quindi insomma più o meno erano lì. È proprio quel pochino. Vedremo poi a gennaio inizierà l'isola. Mi aspetto ancora più trash. Io voglio Malgioglio all'isola dei famosi, cioè ce lo devono mandare. E niente, quindi spero anche questo vlog vi sia piaciuto. Tra l'altro stavo leggendo adesso i commenti sotto il primo di questi vlogmas, diciamo un po' così, anche se non regolari li chiamiamo vlogmas. E moltissimi mi avete detto sì, facili lo stesso, anche se non fa nulla di particolare. Non sono pienamente convinta. Sono sicura che a voi farebbe piacere, però è una cosa un po' impegnativa e pesante, quindi adesso vedremo, vedremo, vedremo. Però come potete notare ne sto facendo di più. Quindi detto ciò, ripeto, spero vi sia piaciuto questo, vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!